Su 107 province italiane, Teramo è al centesimo posto per mobilità passiva. La rete sanitaria, sia ospedaliera che territoriale, va subito ripensata sulla base di un progetto compiuto che risponda alle esigenze dei cittadini e condiviso con il territorio. È questa la posizione unitaria di CGIL, CISL e UIL dopo la proposta di riorganizzazione complessiva delle attività sanitarie illustrata recentemente dai vertici dell'ASL di Teramo al Comitato Ristretto dei Sindaci. Una riorganizzazione che punta alla realizzazione di un nuovo ospedale a Teramo con specializzazioni di secondo livello, una grande città della salute Almazzini e case della salute dislocate in altre località della provincia. Oggi è iniziata una discussione. Noi riteniamo che è iniziata su un progetto, un'ipotesi progettuale della ASL che ha messo in campo, che ha in qualche modo pubblicamente messo in campo. Su questa c'è bisogno di misurarsi con gli argomenti, con le posizioni, le diverse posizioni, ma alla fine si deve trovare, non so se sarà questo, ma si deve trovare comunque sia una conclusione, una definizione per capire qual è il progetto per l'ospedale, per la rete sanitaria di questo territorio. Le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL di Teramo non prendono posizione sulla localizzazione del nuovo ospedale, lasciando la scelta ai tecnici. Auspicano invece la rivalutazione degli attuali presidi ospedalieri presenti nella provincia, chiedendo per loro giuste specializzazioni per evitare ridimensionamenti o peggio ancora chiusure. D'accordo la discussione, ma qual è la vostra proposta? Nel frattempo che discutiamo e cerchiamo di capire se bisogna realizzare un nuovo ospedale e dove realizzarlo, cerchiamo di fronteggiare quelle che sono le emergenze di tutti i giorni, le priorità di tutti i giorni. Per rendere più accessibile la sanità alle persone è fondamentale, come diciamo da tempo, appunto, riorganizzare la risposta sanitaria sul territorio. Dunque non è importante per voi la localizzazione del Mazzini, cioè del nuovo ospedale? No, è importante anche questo, però non riteniamo in questo momento un discorso di dove si fa l'ospedale, ma di che cosa ci mettiamo dentro e soprattutto se è pronto un piano di riorganizzazione che porti ad avere un discorso di sanità efficiente, efficace, di qualità. Il piano di riorganizzazione della sanità teramana presentato dall'ASL di Teramo al Comitato Ristretto dei Sindaci non dispiace affatto ai sindacati, che però si interrogano sulla sostenibilità finanziaria del progetto.